Fammi sentire il tifoso juventino Davide Flammia. Davide, buonasera. Buonasera a voi tutti, buonasera. Già dalla voce ho capito che siamo vicino al De Profundis qua. No, Paolo, il bello se vuole che io è un minimo di 6 anni che non mangio questi bistecchi fiorentini tutta una volta, 4 bistecchi. Sono buone, Davide, sono buone. Madonna, però l'ho accompagnato con un bel Taurasi, solo che mi sono dovuto fare una bottiglia di Fernet per digerire, madonna che botta. Ma niente ragazzi, è bel campionato, come detto il signore prima, niente, merita la Fiorentina, anche merita la Juventus, che vi posso dire ragazzi, purtroppo questo è il pallone, io ho giocato a pallone per 20 anni e questo è il calcio, se poi vogliamo mettere è passato lasciamo stare, tutta un'altra cosa, però io penso che sia la Juve che il Napoli verranno da torcia la Roma, sicuramente, questo è sicuramente. Quindi il campionato ancora aperto, eh? Sì, penso di sì. Però è se facciamo un risultato a Madrid e poi andiamo agli ottavi e la Roma sta tranquilla. È come diceva Maurizio, la Roma mi ricorda la Juve di Conte di 2 anni fa. Partita bene, entusiasmo, finta, voglia, s'abbraccio, se baciano, non si capisce niente in mezzo a quello campo. E là significa che ci sta una buona armonia, no? Penso io. Fanno l'amore non all'italiana, dai. Il bello sa qual è che Maurizio aveva fatto un bel compleanno per le sue gemelline. Sì, davvero, sì. Davide, davvero. Chi non deve vedere tutto morto in angolo là? Davide, ti saluto, vai a lavorare. Grazie, vai a lavorare, Davide. Che mercoledì avete Real Madrid, che non è facile. Grazie, va bene ragazzi, buonasera e buon divertimento. Un abbraccio. E non abbiamo parlato, 30 secondi lo dobbiamo aprire, una parentesi di 30 secondi con Enrico per questo amore all'italiana. Una commedia che hai scritto tu, che hai fatto tu, che partorisci tu? Sì, allora, un nuovo spettacolo. Come sempre comico, con una band che sarà presente, ci sarà più musica. Diciamo un 70% di comicità e 30% di musica, non solo napoletana, ma italiana. C'è tanta musica romana, ma sto pensando forse a... No, leva, per piacere, sì, leviamo, sì. Facciamo. Siciliana, musica siciliana. Un bel spettacolo, ovviamente parlerà dell'amore, paragoni tra le coppie di casa nostra e le coppie del mondo intero, ma non solo tra un uomo e una donna, l'amore tra figli e genitori, tra un fratello e una sorella. Un bel spettacolo da vedere. Allora ricordo velocemente le date. Allora, la prima è a Toronto, no? Sì, la prima è in casa a Woodbridge, a Vaughan. Ah, sì, perfetto. Al City Playhouse, Teeter, il numero 905-882-7469. Poi c'è Hamilton al Molson Canadian Studio, c'è Windsor il 24, il 29 al Mississauga al Teatro Melwall, una cosa che si... Una cosa che si, ma ricordo no. Vabbè, poi ne avremo occasione di parlare ancora, Enrico. Ti ringrazio, resta qui con noi comunque. Facciamo una cosa. Pepito Rossi, che è stato il grande protagonista di Fiorentina-Juventus, dicevano che doveva andare prima al Napoli e poi alla Juventus. Forse dicevano che nessuno lo voleva, alla fine bravi i dirigenti della Fiorentina. Ed è questa la filosofia del vice direttore della Gazzetta dello Sport, che commenta appunto su Rossi, Gianni Cerruti. Questo Rossi è un giocatore straordinario che non è da scoprire adesso. Io ricordo quando Lippi lo fece esordire in nazionale 5 anni fa contro la Bulgaria, Berzot alla Gazzetta dello Sport disse che gli ricordava Paolino Rossi, Pablito, e disse chiamiamolo Pepito, fu lui a soprannominarlo Pepito Rossi. E il tempo sta dando ragione a questo giocatore, io mi unisco ai complimenti ai dirigenti della Fiorentina che hanno creduto in lui, ed è una colpa di tutte le società italiane che lo hanno lasciato andare via, prima al Manchester United e poi al Villarreal. Era appunto il vice direttore della Gazzetta. Allora, Maurizio, questo allora, Rossi Pepito, non te l'aspettavi neanche questo? Allora, prima di tutto le squadre tipo Napoli, la Juve l'hanno lasciato, cioè non l'hanno preso perché avevano paura, perché noi ricordiamo lui non ha giocato più di un anno, è stato infortunato perché ha avuto 2 infortuni allo stesso ginocchio gravi, e quindi dice perché per l'immediato, per le squadre che dovevano vincere nell'immediato magari avevano un po' paura ad acquistarlo. La Fiorentina, che comunque non doveva vincere nell'immediato, gli ha dato fiducia e secondo me è stato un grande colpo e sarà
importante anche per la nazionale, Paolo, credo, per i mondiali. Rossi con Gomez o Rossi senza Gomez? Meglio Rossi con Gomez, ovviamente, sì, perché si completano a vicenda. Uno più scattante, l'altro il classico centravanti davanti, di sfondamento. Io so che 7 giorni fa eri scettico, alla fine del primo tempo contro la Juventus eri, non c'eri. No, adesso vabbè. Pensi che la Fiorentina può arrivare fino in fondo o può arrivare solo fino a domenica? Beh, la squadra è stata costruita cioè io dico per arrivare in Champions. Ripeto, Paolo, scusami, senza fare un torto a nessuno, che la Fiorentina già l'anno scorso meritava la Champions League. La Fiorentina merita, non dico che gli altri non l'hanno demeritata, però anche la Fiorentina meritava di arrivare al terzo posto. C'è sempre questa vena polemica. No, perché sennò mi dicono che ce l'hai con gli arbitri, perché abbiamo dato due rigori per pareggiare al Milan. Andiamo in pubblicità, dai. Guidare con neve e ghiaccio sulle strade d'inverno? Adesso possiamo farlo senza nessun pericolo, grazie ai pneumatici di Acting Green & Ross. I prezzi più bassi garantiti, nessuno vende per meno. La sicurezza sulle strade è fondamentale e tutto parte da una guida sicura con pneumatici per tutte le stagioni. Chiamate Ralph Chiodo al 416-255-5581. Dovete curare il vostro giardino e allora un solo nome, Davide Flammia Landscaping, 416-243-8703 per la vostra casa o il vostro business. Cataldi Fresh Market non è un semplice supermercato, è il supermercato di fiducia per tutta la famiglia, situato a Market Lane, a Kiel e Maple Leaf Drive. Lo Specchio, il giornale italiano che ti regala una lettura interessante, celebra i suoi 30 anni con una nuova edizione speciale, Super Sport, ora in edicola il martedì, per te sportivo che ami rituffarti nelle emozioni del weekend agonistico. Super Sport al martedì, Lo Specchio al venerdì, una coppia da gol! Madison Event Center, la nuova sala da ballo e centro convegni della comunità italiana. L'esperienza di Italo Cellupica garantisce la differenza al 17 di Vinyl Court a Woodbridge, all'angolo di Pine Valley e Stills. Per le vostre cerimonie importanti chiamate Madison al 905-264-8080. Soddisfazione garantita. E dalla Madison anche un prelibato ristorante, il Manhattan, per il vostro lunch d'affari. Uva di raspata, mosti di qualità, vino in bottiglia o in bag in the box, spumante, analisi del vino e prodotti per curarlo. Milan Wineries, la mia, la vostra cantina. 6811 Steel Avenue West, 416-740-2005. Specializzato nella lavorazione del legno, ma in modo particolare per i recinti e le ringhiere di collegamento, è Tony Cogliano, titolare di North York Quality Fence. Tony e la sua ditta garantiscono qualità, servizio e soddisfazione. New York Quality Fence con telefono 416-785-6630. Rieccoci in trasmissione, avete sentito gli annunci, Lo Specchio, il settimanale della nostra comunità, nato a Woodbridge ma ormai un po' dappertutto, che parla di noi e della nostra comunità, esce con una seconda edizione domani mattina, lo troveremo, ed è principalmente dedicata allo sport italiano, allo sport di casa nostra. E abbiamo in linea, gli abbiamo rubato, so che sta lavorando febbrilmente proprio per completare questa edizione che uscirà domattina, l'editore, il direttore anzi, Giovanna Tozzi. Buonasera Giovanna. Ciao Paolo e buonasera ai tanti sportivi, sono veramente tanti, che seguono la tua trasmissione. Perfetto, io sono contentissima che sei con noi e sono doppiamente contento. Che cosa c'è nello Specchio edizione Super Sport di martedì? Che cosa ci sarà? Le anticipazioni, guarda, mi tengo veramente molto stretta. Prendete il giornale domani e vedrete appunto quello che Lo Specchio vi propone. E come abbiamo sentito nell'annuncio che hai mandato precedentemente, sì, in effetti vogliamo far rivivere le emozioni delle partite del weekend che è appena trascorso.
Perfetto, io so che tu sei di origine campana, sei di Agropoli, è vero, no? Sì. Non è che per caso titoli così, la Roma ha rubato la partita contro il Napoli. Così facciamo arrabbiare tutti i romanisti. Avevo detto che volevo tenermi stretta. Allora, ti va bene l'ottava meraviglia dell'armata giallorossa? Ma è scontata. Potevi mettere la nona che gioca a Udine domenica. Va bene, ok. Dovrai fare i conti appunto con i signori dell'ottava meraviglia. Ma tu a parte gli scherzi, ma tu simpatizzi per il Napoli, lo possiamo dire o no? Beh, veramente no. Ecco, sei juventina, veramente, dimmi che sei juventina. Difatti, da quando ero bambina ed è passato parecchio tempo, te l'assicuro. Ah, Enrico ha congiunto le mani e sta invocando San Gennaro. Sì, sì, infatti lo specchio me lo guardo in bagno e guardo. No. Allora Giovanna, io ti ringrazio, domani mattina lo specchio, questa edizione del martedì. E noi ti auguriamo che lo specchio possa diventare veramente il compagno ogni giorno a casa dei tanti italiani. Andiamoci piano, guarda che Tagliavini è appena andato nello spogliatoio dopo la nostra partita per mandare in stampa appunto anche questa edizione. Comunque aspettiamo appunto quelli che sono i commenti dei lettori e dei tuoi ascoltatori, perché quello che per noi è importante è mantenere questo filo diretto molto molto vivo con la comunità che da 30 anni ci segue e che da 30 anni appunto ci ha permesso di continuare questo dialogo. Giovanna, ti abbraccio, domani mattina tutti avremo lo specchio Super Sport, edizione dedicata soprattutto al calcio ma allo sport in generale della nostra comunità. Grazie infinite. Grazie a te, buonasera a tutti. Pubblicità. Andate da Phil Chrysler Fiat e provate la gioia di guidare per sempre una favolosa Fiat 500. Da poco in Canada, ma da sempre nei nostri cuori, bella, comoda da guidare e accessoriata. La Fiat 500 è pronta per voi e vi aspetta da Phil Chrysler Fiat al 212 Lakeshore Boulevard a Mississauga Road. Ci metteremo subito d'accordo con il prezzo, che vi assicuro sarà il migliore ed il più basso. Nobody beats a deal from Peel. La LIUNA, Laborers International Union, Regione dell'Ontario, con il business manager Cosmo Mannella, la Local 183 di Jack Oliveira e la Local 506 di Carmen Principato, assieme ai rispettivi comitati direttivi, augura una buona festa a tutti i lavoratori iscritti e dalle loro famiglie. E Soccer City saluta Piero Cipriano, titolare di The Finish Touch, ditta specializzata nella decoratura e pittura all'italiana per la vostra e la nostra residenza. Per un lavoro sicuro, celere ed economico, chiamate senza esitazione Piero Cipriano al 416-809-1578. This is 100.7 CHIN FM Toronto. Allora Paolo, prendiamo la linea dall'esterno per chiudere con gli amici di Piazza Grape Juice. Ci sono ben 24 motivi, caro Paolo, 24 motivi per venire qui da Piazza Grape Juice, esattamente al 2479 di Haines Road. Siamo al semaforo destro di Crotone, dove gli amici vi invitano a passare di qui e naturalmente a chiamare se volete ordinare al 905-277-2777. Io ringrazio gli amici di Piazza, ringrazio il nostro Alessandro Battaglia in regia, Jeff in esterna e tutti gli amici che sono in studio questa sera hanno partecipato. Paolo, io tu sai che ti voglio bene e quindi ti abbraccio e noi ci sentiremo presto. Ciao! Napa Valley Wines, un nome e una garanzia. Mosto fresco di prima qualità, direttamente dalla California, di ogni tipo e per ogni gusto, e soprattutto ai prezzi migliori. Napa Valley Wines, 18 Ingram Drive, 4 semafori a sud di Lawrence, a SD Kill, 416-248-5248. Riva Tours vi ricorda la vacanza della famiglia, Florida, dal 26 dicembre al 6 gennaio. Quest'anno con due destinazioni, Orlando con tutti i suoi divertimenti per tutta la famiglia e per un meritato riposo la bellissima spiaggia di Clearwater. Per informazioni chiamate Antonio Sardella al 416-995-1451. Con oltre 20 anni di esperienza, Cordoba Caffè, famoso in tutte le parti del Canada.
vi delizia il palato con il suo sapore delicato ed aromatico. Cordoba Caffè, da sempre nelle vostre case, nei bar, nei luoghi di relax. Disponibili in diversi gusti, fra i quali spiccano il famoso Lambada Caffè e il famoso Forza Espresso, denso, cremoso e delizioso. Come il vero caffè italiano, ottimo da sorseggiare dopo i pasti o la mattina appena svegliati. Cordoba Caffè, 67 Westmore Drive, Uni 7 in Toronto, telefono 416-743-9400. Cordoba Caffè. L'Infinity Heaven Group vi aiuta a rendere memorabili gli eventi più importanti della vostra vita. Dai più eleganti grand galà alle cenette più intime, dai matrimoni alle feste popolari. Infinity Heaven Group, con 3 sale a vostra disposizione. The Terrace Banquet Center, West River Heaven Center ed Embassy Grand. Telefonate oggi stesso al 905-832-9550 per trovare quello che vi serve e rendere i vostri momenti indimenticabili. Parola di Adriano Laviola. E rieccoci in trasmissione, rush finale, una trasmissione diversa dal solito. Allora, abbiamo un ospite eccezionale, perché oltre ad essere grande sponsor di Soccer City Show, grazie ad Active Green and Rose, grazie a Bill Chrysler, com'è il logo, il motto, Nobody Beats Bill? Yes. Ecco, oh. Ralph Chiodo, buonasera. Buonasera a tutti. È sempre un piacere ospitarti. Siamo un po' in ritardo, abbiamo solo 3 minuti, te ne avevo promessi 5. Ma io so che stasera sei qui con noi perché hai una notizia da dare importantissima per tutta la comunità italiana, ma in modo particolare per i calabresi che finalmente si sono svegliati, Ralph. Noi eravamo sempre svegli, nessuno lo sapeva. Sono come quelli della Juventus, i calabresi, sempre suscettibili. Dici tutto, Ralf. Allora, no, quello, un gruppo di calabresi che ora ci chiamiamo Calabrian Benevolent Association of Ontario, sì, abbiamo deciso di donare $500,000 all'ospedale Humber River Hospital per la nuova costruzione. E milione di dollari, non è poco. Siamo in 12, tutti come si dice, commercianti, entrepreneurs, sì, professionals calabresi qui in zona. Allora è un bellissimo orgoglio per noi di fare questo contributo per l'ospedale che serve cioè 850,000 persone qui nella zona di Toronto. E l'Humber River, quello a Achille Wilson, no? Quello nuovo. Quello è il nuovo, che è totalmente digitale, sarà il primo mondo che è totalmente digitale, tutto elettronico. Una cosa meravigliosa. Una donazione di mezzo milione non capita tutti i giorni, tu sei il CER, hai messo insieme questo gruppo. Io ti ringrazio e vi ringrazio anche a nome della comunità. So che ci sono dei personaggi incredibili dietro a te, no? Siamo in 12, tutte, come ho detto, imprenditori, professionisti della zona, che non faccio la lista, sicuramente sarà pubblicato prossimamente. L'annuncio verrà fatto dopodomani, è vero? Mercoledì sera al Columbus Center, lì nella sala Columbus Center, ci saranno dei rifreschi se qualcuno vuole partecipare. Già sono invitate un sacco di persone lì. Ralph, io ti ringrazio, ringrazio te, ringrazio questa nuova associazione che sta nascendo, ringrazio la comunità calabrese at large, siete sempre splendidi e disponibili. Grazie. Grazie a voi. Era Ralph Chiodo, il presidente di Active Green and Rose, grande sponsor di Soccer City Show, ma soprattutto grande filantropo della comunità italiana. Vi lascio, devo solo dire una cosa, si è spento un carissimo amico, era un grande tifoso del Milan, Vittorino Nonis, si è spento improvvisamente, le più sentite condoglianze per la famiglia. C'è stata una bella iniziativa invece ieri alla Wenner Farm dell'amico Carlo Baldassare per ricordare Vincenzo Antidormi, ne abbiamo parlato, ne parleremo fra 7 giorni e vi daremo tutti i dettagli. Enrico, verremo a vederti allo spettacolo. Sì, viene pure Totti, Tutti romani. Anche Cannavaro. Allora, quando è il 15 di novembre? 15 di novembre vi aspetto un'altra volta al City Playhouse, un spettacolo di 1 ora e mezza tra comicità e musica. Passeremo una serata
un amore all'italiana. Dammi ancora 30 secondi, perché ieri Patrizio ha corso la maratona a Toronto. Ti do 30 secondi, non di più. La mezza maratona. Mezza, sì, sono arrivato primo tra gli italiani, 1,33 italiani, non italo-canadesi. Forse ero solo italiano. Dai.